Mauro Sarmiento, sei qui in veste ufficiale come organizzazione dell'Universiade, sì. Ma ci puoi anche raccontare qual è l'esperienza di partecipare a un'organizzazione di questo tipo? Beh, sicuramente ho avuto la fortuna di partecipare alle Olimpiadi, ho vinto due medaglie olimpiche e anche a quelle universitarie, che per me sono Olimpiadi universitarie, quindi ho avuto la fortuna di vincere le stesse medaglie, quindi ho fatto argento a Bangkok 2007 e bronzo a Izmir 2009. È stata un'esperienza fantastica, si respira un clima veramente olimpico. Poi questa gara qui a Napoli per noi napoletani rappresenta tantissimo, un rilancio dal punto di vista sportivo e culturale. Appunto la federazione mi ha dato la nomina come rappresentante atleti del Taekwondo nella mia città e quindi cerco di onorarla al meglio e sono qui per questo. Il Taekwondo, che momento è per questo sport? Anche a Napoli e in Campania si sta diffondendo di più, ci sono abbastanza palestre, strutture, insegnanti anche. Sì, dopo le medaglie olimpiche mia e quella di Carlo Molfetta direi che il numero è cresciuto tantissimo. In Italia stiamo andando abbastanza bene, c'è un cambio generazionale, quindi come in tutti gli sport quando ci sono questi cambi bisogna dare un po' il tempo di emergere a questi giovani. La nostra federazione sta lavorando molto bene, all'estero è uno sport conosciutissimo, tant'è che da quando siamo entrati come sport olimpico a Sydney 2000 non ne siamo mai più usciti, quindi vuol dire che siamo al centro dell'attenzione come sport internazionale ma anche come sport italiano. Alle Olimpiadi facciamo sempre bella figura, siamo una delle prime federazioni perché su pochissimi atleti che presentiamo alle Olimpiadi facciamo sempre magari su due atleti una medaglia o addirittura due medaglie. Adesso siamo in attesa di qualificare atleti per Tokyo 2020 e speriamo che le Universiadi ti portano bene agli atleti napoletani, ma anche a quelli non, basta che l'Italia comunque sale sul tetto olimpico. A Casoria ci sono parecchie palestre di Taekwondo. La Campania ha una tradizione molto forte, molto importante. Vantiamo tantissime medaglie internazionali e comunque le mie due medaglie olimpiche ufficiali, la nostra federazione vanta tre medaglie olimpiche, di cui due sono le mie, quindi la Campania siamo veramente a livelli altissimi. Ci sono tantissimi atleti campani che comunque sono nel giro della nazionale che possono concorrere a qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo ma anche a quelle future. Io dico comunque ai concittadini, ma a tutti i campani, ma anche a tutto il movimento sportivo italiano di avvicinarsi al Taekwondo, allo sport in generale, perché comunque lo sport ti può cambiare la vita in tutti i sensi. Io ho la fortuna, appunto, grazie al Taekwondo di essere qui oggi, perché per me è un vanto, un onore essere qui oggi a rappresentare comunque gli atleti, la categoria atleti, diciamo, del Taekwondo, ma dello sport in generale, della mia federazione e dell'Italia e soprattutto della Campania, e quindi penso che questo sia di buon auspicio e spero che possa essere di buon auspicio per quelli che verranno dopo di me. Siamo col generale, la presentazione e conferenza stampa dell'università della 30ª edizione. Quali sono i valori che deve veicolare questa manifestazione sportiva? Intanto è una grande opportunità per Napoli, per la Campania, e la regione Campania ha voluto fortemente queste universiadi e ci sta mettendo anche la faccia, oltre che i soldi, i fondi, perché la maggior parte provengono dalla regione. Noi, lo sport come è noto è un collante tra i popoli, noi abbiamo circa 140 rappresentative e voglio ricordare credo che la prima che abbia aderito è la Corea del Nord, quindi sono qua a Napoli principalmente, in Campania, e questa è una grande opportunità per la nostra regione. Il brand della regione Campania sarà veicolato in tutto il mondo, quindi dobbiamo veramente auspicare il successo di questa manifestazione. E poi voglio anche dire che sono in atto la riqualificazione di impianti sportivi, non la costruzione di mausolei che rimangono poi così inutilizzati, ma impianti sportivi che già ci sono e che vengono riqualificati e che rimangono poi patrimonio della città, della regione, e quindi che possono essere riutilizzati. Parlo ad esempio dello stadio San Paolo, della collana che sta al Vomero, della piscina Scandone, dello stadio Albricci, tutti impianti sportivi che rimangono, quindi grandi opportunità. In nome della regione Campania, in nome di Napoli, sarà in tutto il mondo, sarà un motivo di grande attrazione per le università ma anche dopo, quindi rilancio, un forte contributo al rilancio della nostra economia. Personalmente invece le chiedo una cosa, lei da generale è diventato consigliere regionale,
questo non è un salto di poco, insomma, anche perché è entrato in politica e tutto. I suoi territori sono attrezzati anche per le università? Noi sono in atto tanti lavori di riqualificazione. Io sono da generale di corpo d'armato passato alla politica regionale perché credo che nell'impegno che io sto dando per contribuire anche al rilancio di questa regione, perché le potenzialità ci sono. Rispetto a prima, qualche anno fa, stiamo crescendo tantissimo, dobbiamo continuare in questa azione di ricostruzione della regione e anche di avere fiducia un po' nelle istituzioni. L'università rappresenta una grande opportunità per noi. I territori sono pronti, gli impianti sportivi ci sono, li stiamo riqualificando. Stiamo reclutando anche tantissimi volontari, io sono anche il presidente del Comitato Regionale di Protezione Civile, stiamo incentivando l'adesione del volontariato anche per permettere una larga partecipazione dei giovani e per un largo contributo, in modo che ciascuno possa dire ho contribuito a queste università, perché le università sono nostre, sono di Napoli, sono della regione Campania. Circa 140 paesi partecipanti, saremo visti in tutto il mondo, quindi sarà anche un ritorno sia d'immagine che economico per la nostra regione. Assolutamente, siamo in tutto il mondo, ci saranno centinaia e centinaia di giornalisti, di televisioni da tutto il mondo, non perdiamo questa occasione, è il nostro momento, cerchiamo di sfruttarlo al massimo perché Napoli e la regione Campania, i cittadini della regione Campania lo meritano. Grazie. Siamo un grande campione che può portare la sua esperienza per un evento importante per Napoli, un evento non solo sportivo, atleti da tutto il mondo. Quale sarà il tuo compito specifico? Esatto, molti di me lo sono chiesti. Io faccio il vero e proprio, sono un po' male al giorno d'oggi, l'influencer. L'influencer cosa fa? Racconta, narra, soprattutto l'avvicinamento, perché in effetti noi siamo abituati ad avere, diciamo, a tavola imbandita, però non sappiamo cosa c'è dietro. Ovvio che Napoli sulla carta è stata presa di mira come molto in ritardo, l'impiantistica o qualche polemica. Invece bisogna un po', non dico sfatare, però affrontare con, diciamo, entusiasmo questi 70 e pochi giorni che ci, diciamo, separano dal 4 luglio, no? Independence Day, se vogliamo. E insomma, quale modo migliore per poter raccontare la mia città, gli impianti che per fortuna verranno lasciati, diciamo, all'utente finale, che comunque vuol dire chi farà sport. È un ottimo modo di promuovere lo sport, un ottimo modo per promuovere quello che è Napoli realmente, senza usarlo come punto di transito verso altre destinazioni. E quindi oggi, insomma, finito questa, diciamo, questa full immersion di sport, insomma, quello si presenterà appunto la fiaccola e insomma anche la mascotte, andrò in giro a fare i primi servizi per appunto fare queste narrazioni. Dal punto di vista strettamente sportivo, che tipo di competizione è l'Universiade per un atleta? L'Universiade è una competizione molto importante, molto prestigiosa. Secondo me arriva, insomma, dietro soltanto Mondiali e Olimpiadi per, diciamo, noi atleti siamo fissati per questi eventi. Però vi assicuro, insomma, la cosa bella è che c'è il connubio, finalmente si incentiva, insomma, all'università. L'Universiade, insomma, deve essere iscritto all'università per poter gareggiare. E insomma, quelli che vincono di solito è tutta gente che, insomma, ha preso medaglie tra Olimpiadi e Mondiali. Quindi non sfatiamo il mito della seconda fascia, ma soprattutto permette veramente chi viene qui, viene con una a volte fanno delle prestazioni micidiali, le racconteremo, perché appunto c'è una leggerezza leggermente superiore rispetto magari appunto a Mondiale o alla finale olimpica, perché il campione che viene all'Universiade spesso viene dopo l'evento principale, in questo caso nel nuoto dico verranno prima, però di media vengono dopo, perciò viene fatto in punti, diciamo, posti di media molto belli. Questa è la 30ª edizione, 8.000 atleti, se ognuno supporta un parente, insomma già siamo a 16.000, no? E quindi veramente è un'opportunità grandissima per valorizzare soprattutto il territorio. Molti rimangono in vacanza dopo le Universiadi, quindi è un modo in più per valorizzare. Ovvio che questo poi capitando, come sempre succede, 12 mesi prima dei Giochi Olimpici, è un ulteriore, diciamo, modo di confrontarsi tra i big, perché voglio dire, quest'anno magari nel nuoto hanno i mondiali, in altre discipline hanno i mondiali, gli europei, hanno altre manifestazioni, invece ti incontri in maniera, diciamo, super competitiva, però non ci di mezzo magari il titolo mondiale, va bene? Però è importante, molto molto importante.
per la tua esperienza, qual è qualche campioncino che già state seguendo a livello di federazione nazionale? Italiana Nuoto, vabbè, ce ne sono, levati big che possono essere Gregorio, Paltrinieri, Detti, adesso ovviamente abbiamo la ribalta, Martininghe, questo giovane che è tornato ranista, abbiamo insomma l'anno scorso Margherita Pensiera, che non è più una giovanissima, ma insomma l'anno scorso ha vinto il titolo europeo, quest'anno insomma già il primo tempo al mondo, ma con un crono molto importante. Nel nuoto, per fortuna o per sfortuna, dipende dai punti di vista, ma io la trovo sempre una grande fortuna, abbiamo nella bilancia il tempo, il risultato cronometrico, che ci permette appunto di sapere se uno sta bene o benissimo. La nostra, diciamo, qualifica per i mondiali di quest'anno e anche i ragazzi che poi partecipano alle Universiadi è stata già fatta, diciamo, poco meno di un mese fa. Insomma, credo che mai come quest'anno, insomma, alla prima possibilità si sono qualificati, diciamo, la maggior parte della squadra. Quale messaggio porterà la fiaccola delle Universiadi 2019? Di pace, di solidarietà, di scambio di cultura e di umanità fra i giovani di 170 paesi. Avremo qui a Napoli, alle Universiadi, giovani universitari di paesi che sono in guerra, magari nel Medio Oriente, nella fascia nordafricana. È un'occasione di scambio di conoscenze, di umanità, di cultura, di sensibilità. Questo è un patrimonio davvero enorme. Ci teniamo a che le Universiadi diventino un'occasione per affermare i valori della pace, della solidarietà, della convivenza civile. E poi ci consentirete anche di utilizzare questo evento per promuovere Napoli, per fare arrivare nel mondo l'immagine più bella di Napoli, della Campania, delle costiere, dei nostri beni culturali, paesaggistici. Insomma, è un'occasione di rilancio dei nostri territori. Poi dobbiamo essere bravi a consolidare i flussi turistici che avremo nel nostro territorio. Vi do un dato che riguarda la prima ricaduta economica. Noi abbiamo oggi 68 cantieri aperti, abbiamo occupato 1500 persone nei cantieri aperti, vi sono 300 giovani che stanno lavorando per l'evento Universiadi, quindi già oggi abbiamo dato lavoro fra tempo determinato e indeterminato a 2000 persone. Provate a immaginare quale può essere la ricaduta turistica se l'evento andrà come andrà. Ieri abbiamo avuto un primo incontro con i responsabili della festa iniziale, dell'evento iniziale. Sapete che le Universiadi, le Olimpiadi sono molto caratterizzate poi dall'evento che si realizza quando si inaugura l'evento stesso. Abbiamo avuto le prime indicazioni, vedrete che sarà una festa bellissima nello Stadio San Paolo. Arriverà a tutto il mondo l'immagine più bella, non solo di Napoli e della Campania, ma come ho chiesto ai promotori, agli organizzatori dell'evento, dell'Italia. Napoli deve parlare al mondo e da Napoli dobbiamo proporre l'immagine dell'Italia, oltre che del sud e di Napoli. A proposito di giovani, il crollo del muro ieri in quella scuola ha tirato fuori un problema che anche l'assessore Fortini ha sottolineato essere molto grave, perché servirebbero 4 miliardi di euro per mettere in sicurezza tutte le scuole della Campania. E questi soldi il governo non li ha. E quindi utilizzeremo le risorse che sono state distribuite ai diversi territori dal governo nazionale. Questa è una delle cose alle quali andrebbe posta attenzione se fossimo un paese che ragiona sul medio-lungo periodo. Ma siamo ormai un paese nel quale si ragiona 24 ore. Tutto è scadenzato sulla successiva scadenza elettorale. In questo caso abbiamo le elezioni europee e di tutto ci preoccupiamo, meno che delle questioni che dovremmo affrontare poi negli anni futuri. Questa è un po' la malattia che ha l'Italia oggi. Auguriamoci che prevalga il senso di responsabilità in generale. Dice il Consiglio dei Ministri, probabilmente sarà nominato un nuovo commissario alla sanità. Le si aspetta dalla Lega un atteggiamento come quello che c'è stato in questi giorni? Ci aspettiamo semplicemente la correttezza e il rispetto dei fatti, quindi non prevediamo niente di particolare. I commissari si nominano per due motivi: quando c'è una gestione finanziaria in deficit e quando non si raggiungono i livelli essenziali di assistenza. La Campania ha raggiunto da 6 anni l'attivo di bilancio
è da un anno l'obiettivo dei LEA. Quindi qual è il motivo per parlare di commissariamento? Il solo fatto di parlarne è un danno, è una provocazione, è un atto di irresponsabilità. E siamo stati già dei galantuomini a non querelare il ministro della salute per le stupidaggini che ha detto in relazione a Benevento. Ma la nostra pazienza è arrivata alla fine, quindi invitiamo tutti a fare le persone corrette e a non confondere il governo nazionale con la piattaforma Rousseau e con i tweet. Le palle sono le palle, il governo è una cosa seria. Comunque voi avete pronto un ricorso nel caso.